Oggi riprendiamo in mano lo schema del Tesla Coil di nuova elettronica, che è pilotato da due MOSFET che auto-oscillano a una frequenza di 1 MHz. Sfruttando una frequenza così alta si riesce ad avere una bobina di secondario abbastanza compatta, della lunghezza di circa 40 cm. L'ho riesumata perché praticamente l'avvolgimento si era completamente interrotto, essendo il filo sottile come un capello. Ecco la bobina completamente aperta, qua abbiamo il raddrizzamento, trasformatore d'alimentazione, MOSFET di potenza e qui il dietro della bobina. Devo rifare i cablaggi e dare tensione.